Questo è il gruppo azzurro intanto del Sette Bello di oggi, con Marco Dellungo, il capitano, a dare indicazioni alla sua squadra. Con una Croazia che anch'essa, diciamo, non ha disputato un mondiale certamente da protagonista, non ha saputo esprimersi anche in virtù del fatto che è cambiata notevolmente dopo l'Olimpiade del 2020 più 1 2021 di Tokyo, è in fase di costruzione. Probabilmente molti allenatori non hanno saputo portare avanti il dualismo tra giocatori ovviamente dei 13 e giocatori più giovani, che avrebbero dovuto pian piano poi inserirsi nel momento del ricambio generazionale. Qualche nazionale l'ha fatto, l'Italia direi di sì, mentre Croazia, magari la stessa Serbia, è un po' indietro. Ci è piaciuto far vedere quel filmato all'inizio, anche perché in parte solo Marco Dellungo, classe 90, era tra gli azzurri di oggi, nato per quell'Olimpiade. Tutti gli altri, magari con Damonte e Rossi del 92 stessi, ma tutti gli altri nati dopo, per cui oggi sono qui in virtù anche di quell'oro vinto a Barcellona 92. Sono frutto, la loro presenza in acqua è frutto anche di quella splendida avventura di Barcellona. Italia in calottina blu attacca da destra verso sinistra in questa prima parte di gara, andando a prendersi il primo pallone il Sette Bello. Croazia che ieri ha perso con la Serbia per 9-7, mentre l'Italia ha perso per 9-8. Di Fulvio sul perimetro insieme a Vincenzo Dolce, è andato ai due metri Renzuto come falso 9. E le finte di Di Fulvio per Dolce, allarga il gioco per Fondelli, prova a farsi vedere anche Di Somma che scivola dalla posizione di centro aggiunto a quella sul perimetro. Qui l'arbitro Gomez non dà fallo all'Italia, arbitro Gomez da una parte, arbitro Nenad Peris dall'altra, un arbitro per parte in questa gara di Sardinia Cup. Intanto la prima conclusione croata è firmata Bukic, con il pallone recuperato da Marco Dellungo alla sua sinistra, attento il portiere azzurro. Bukic che è arrivato abbastanza esausto per aver marcato Renzuto, che si è posizionato lui sui due metri. Ora il vantaggio di Somma che potrebbe andare a tirare, ma esce bene dalla prima linea Fatovic. È uscito un po' in maniera precipitosa e un po' fallosa. Poi c'è stato il fallo di Dolce, interferenza su Giuvela, e quindi l'assist a tu per tu per Fatovic contro Dellungo. È un gioco da ragazzi per il numero 3, mettere il pallone in porta. 1-0 per la Croazia. Non si è accorto qui Edo Di Somma dell'uscita di gambe tempestiva di Fatovic, che fa la differenza perché poi riesce anche ad involarsi. Ha provato con grande mestiere Vincenzo Dolce a impedire che il pallone arrivasse a Fatovic, che supera in uscita. Anche Dellungo ha provato a uscire incontro prendendo il pallone, ma si sposta leggermente a sinistra e realizza il primo gol, che è in subita numerica proprio per l'espulsione, l'interferenza di Dolce. Alesiani, subito in pressing la Croazia. Fondelli deve liberarsi della marcatura di Basic. Fondelli per Alesiani, costretto al cambio mano, c'è Iocchi accanto a lui, riceve in questo momento Renzuto ai due metri, il pallone per Cannella, ma l'entrata irregolare nei due metri fischiata da Gomez penalizza il Sette Bello. Cannella è più avanti rispetto al pallone, quindi per questo motivo c'è l'intervento di Gomez che fischia il classico fuorigioco nella palla nuota. Giuvela fermato da Cannella, poi l'azzurro si stacca, lascia spazio per l'avanzata del numero 8, il pallone per Kharkov, ancora Giuvela, le finte ripetute, non ci sono compagni da servire, c'è il fallo di Iocchi Gratta, anzi no, di Verlic su Iocchi Gratta, inversione del possesso palla, fallo fischiato al centro boa croato. Fatovic che non aveva inteso che del cambio dell'inversione del possesso ha fatto l'interferenza ed è finito nel pozzetto. Ora la prima occasione in 6 contro 5 per il Sette Bello, ed è in pratica 5 contro 4 perché c'è una coppia attardata. Sì. Alesiani, il tiro in diagonale, la palla che danza sulla linea,
e viene convalidato il gol di Alesiani. Mentre quest'oggi Tusak non in perfette condizioni, è costretto più volte ad a sedersi, si lamenta per rivediamo da qui questa situazione. Entra nettamente. Sì, sì, ma Tusak in realtà si lamentava proprio con il proprio difensore che aveva lasciato la libertà all'azzurro di tirare. Perché appunto c'era un 5 contro 4, la scelta difensiva croata è lasciare un giocatore nella mano sbagliata, quindi a destra dello schieramento, non essendo un mancino, è lato cattivo, come si dice in gergo, ma Alesiani è bravo nell'andare a prendere una lunga diagonale, la palla che accarezza il palo e, come abbiamo visto dal replay che ci ha mandato Stefano Brunozzi, attraversa la linea immaginaria di porta. Alle spalle della porta azzurra Serbia e Grecia, la Serbia ha vinto di misura anche la partita con la Grecia e per ora è a punteggio pieno, 11-10 il risultato finale. Pallone che adesso cade al centro, l'espulsione di Jokić gratta, il fallo su Krapic, capitano della Croazia, e c'è sì, l'espulsione, il rigore. Il rigore, perché è rimasto continuando a giocare, continuando a trattenere l'avversario, rivediamo da qui, non consentendo la ripresa del gioco a Krapic, che aveva guadagnato proprio la superiorità, e quindi questo dei 5 metri. È un vizietto che Jokić gratta un po', si trascina dietro, lo abbiamo visto già nelle finali di World League. Il tiro di Marinic e la rete del nuovo vantaggio della Croazia, e quindi per Jokić gratta sono due falli gravi nella stessa azione. Con Marinic Gracic bravo nel guardare, vedete, prima che lasci il pallone l'attaccante croato guarda perfettamente il movimento in anticipo di Marco Dellungo e lo spiazza. Ramanzina intanto di Sandro Campagna proprio al suo numero 4, che in un colpo solo ha incamerato due falli gravi. E qui adesso il pallone è leggermente lungo per Bruni, non arriva alcun fischio da parte della coppia arbitrale, Biac può fare sua la sfera. Perché Rino Buric, calottino numero 2 croata, riesce a spingere bene, era leggermente sotto il pelo dell'acqua il panda Bruni. Karkov intanto scende rapidamente sulla corsia di destra, fermato da Cannella, pallone per Marinic, imbeccato Krapic, il fallo di Condemi, un fallo semplice subito per Karkov, e qui è bravo Cannella a sporcare il possesso di palla rischiando un bel po' nella circostanza. Diciamo che qui Peris ha chiuso un occhio. Rivediamo. Eh sì. Quantomeno diciamo espulsione. Perché nel momento in cui sta andando anche a tirare, diciamo, se non è una chiara occasione da gol, comunque quantomeno se c'è un minimo di vantaggio poteva anche essere l'espulsione. Infatti ha protestato, seppur pacatamente, Ivica Tuzza, ancora subito numerica, la seconda per il Settebello. Cannella, Fondelli, chiude Biac sul palo corto, ancora Fondelli, la deviazione sotto misura provata da Condemi e palla sul palo. Provato questo passaggio poteva esserci anche l'assist per Bruni, che era uscito dal palo, arriviamo meglio da qui, era, anche se era molto vicino al giocatore croato, proprio a danzare tra la posizione 4 e il palo, il 5 che aveva sfilato. Ora il fallo in attacco per Krapic su Cannella. Krapic che ha la fascia da capitano, che immaginavamo fosse più titolato Biac a ereditarla, probabilmente nella gerarchia di Tusak Biac potrebbe non essere il portiere titolare, quindi ha preferito affidare questo ruolo a Krapic. E intanto la sventola di Cannella fermata proprio da Marco Biac. Un po' contratto il Settebello in questo avvio, si vede appunto i carichi di lavoro della settimana scorsa, anche le tante ore passate in palestra che appesantiscono e privano di lucidità anche i giocatori dal perimetro. Ora in vantaggio numerico per un cambio al volo, arriva adesso Fatovic. E qui la Bruni è bravissimo a stoppargli il pallone addirittura sull'acqua, e quindi alza la mano, vuota Fatovic. Intervento
con una scelta di tempo perfetta per colui che non è tanto, diciamo, avvezzo in fase difensiva, essendo un centroboa. Ora è bravo anche Giuvela. Giuvela, sì, a levare il pallone dalle mani di Pippo Ferrero. 3 contro 3, c'è spazio, e questo spazio lo paghiamo con l'espulsione ed è anche il rigore, perché è veramente molto fortunato qui Krapic nel passaggio indietro, prende il braccio, esatto, di Cannella, che potrebbe essere anche una, come dire, un'idea furba di giocare sul braccio dell'avversario. È un intercetto però, non è voluto, però potrebbe essere anche un'idea di gioco farsi quasi ripassare la palla da un braccio involontario di un difensore per avere l'opportunità di essere tu per tu con il portiere. Fatovic dai 5 metri batte del lungo, 3-1 per la Croazia. È una Croazia che inizia certamente con un po' più di lucidità rispetto agli azzurri, con 2 rigori messi a segno e una superiorità numerica, quindi percorso netto. Tra l'altro due rigori che si trascinano dietro una superiorità non giocata in entrambi i casi. Sì, per quello non viene calcolata ai fini proprio del computo finale. Ora il sostegno del pubblico presente, piscina gremita in ogni ordine di posto, la rivediamo, ecco, grazie a Stefano Brozzi con questa inquadratura da lontano che ci consente appunto di vedere le tribune davvero piene qui alle piscine Lufangazzo di Sassari. Tutti i balconcini pieni, anche posti in piedi. Alesiani intanto sul perimetro, la Croazia che va in pressing, Renzuta ai 2 metri. Alesiani può avanzare, c'è spazio, scarica lateralmente per Di Somma, va a prendersi in posizione, il tiro di Di Somma ribattuto da Biac termina nella tribuna laterale. Dolce per la rimessa in gioco verso Cannella, lo disturba Lazic. Dolce ha la visuale completamente coperta anche di Fulvio, che è costretto a rincorrere il pallone disturbato da Buric. Dolce può incrociare, cerca la parabola alta. Un po' di confusione, ho visto anche un paio di entrate, troppe coppie vicino al falso 9 Renzuto Iodice, che fa un po' gli straordinari lì sui 2 metri. Quindi prova Dolce una parabola fuori bersaglio. Biliaca, palla fuori per Basic, Bukic, e c'è l'ingresso irregolare ai 2 metri di Fatovic. Sì, dentro la linea del birillo rosso. Intanto lottano Di Fulvio e Verlic senza esclusione di colpi. Eccolo qui, lo vedete al centro del teleschermo nelle immagini della nostra regia di Stefano Brunozzi. Cannella, Renzuto ribatte Biac e pallone messo volontariamente sul fondo. Questa è la decisione degli arbitri, assolutamente condivisibile. Rivediamo il tiro di Renzuto, la parata, e poi la palla va verso una coppia con Basic che allontana la sfera, e quindi 2 metri d'attacco per l'Italia con Di Fulvio. Cannella può avanzare fino ai 6 metri, ha la visuale libera, è pronto a caricare il destro, si alzano un paio di braccia davanti a lui, allora desiste. Cannella preso per il collo letteralmente, va a concludere ugualmente nonostante la marcatura di Biliaca sulle spalle. Gol di Giacomo Cannella, Italia 2 Croazia 3. E resiste davvero, e anche guardiamo l'attacco laterale tutt'altro che agevole, a testa sott'acqua, avendo sicuramente la posizione perfetta della porta, riesce a realizzare con davvero imbufalito Ivica Tuzak nei confronti del suo giocatore Biliaca, che praticamente con l'attacco laterale non è arrivato fino in fondo, avrebbe dovuto far fallo. E comunque ora il grido Italia che segna in parità numerica, anche se mi chiedo più fallo di quello cosa si voleva cercare, però deve far fallo in, diversamente mano, se l'arbitro non è intervenuto deve andare sul giocatore impedendo il tiro. Kharkov, Di Somma su Verlic, è una bella lotta di nervi e anche di muscoli,
e alla peggio proprio l'azzurro, mandato nel pozzetto subito la giocata croata con Kharkov, la diagonale sulla traversa, va a riprendersi il pallone intanto Luka Bukic, uno dei migliori interpreti dal lato di mano buona, e finisce il primo tempo con Alesiani che aveva provato ed era riuscito forse a rubar palla a Lazic. Finisce comunque la prima frazione Italia 2 Croazia 3 in questi primi 8 minuti. Questi primi 8 minuti dove il gol in parità numerica fondamentale per cercare anche un pochettino di scrollarsi di dosso un po' di fatica da parte di Cannella, decisivo nel entrare un po' in scia alla squadra croata che è apparsa sicuramente un po' più lucida, un po' più diciamo reattiva nelle letture anche delle giocate, delle letture in fase sia di difesa che di attacco. E ora è chiaro che Campagna è a rapporto con i propri giocatori chiedendogli maggiore applicazione, e seppur pieni di carichi il punto di lavoro bisogna cercare di reagire, perché questi sono momenti che potranno avvenire nelle partite più importanti. Giocare con lo stress, giocare appunto con poca lucidità quando si gioca un quarto tempo diventa davvero, ecco, importante saper leggere le situazioni in anticipo. Intanto Nozzi ci sta mandando, il nostro regista, le situazioni da gol. Questo è il rigore, primo rigore con il doppio fallo di Jocchi Gratta, e questo è il penalty di Marinic, quello che ha portato momentaneamente la Croazia sul 2-1. La Croazia ha giocato una sola superiorità nonostante l'Italia abbia già ben 5 falli sul groppone, perché in altre due situazioni di superiorità che si sono venute a creare sono state trasformate in rigore. Questi sono i ragazzi della Serbia che stanno, chi al telefonino, chi a guardare la partita, altrettanto fanno i ragazzi della Grecia che hanno terminato la loro sfida prima della gara dell'Italia, 11-10 il finale con la vittoria della Serbia che è a punteggio pieno, 6 punti dopo 2 giornate. Grecia quindi a 3 dopo la vittoria di ieri con l'Italia. Giocano le due sconfitte di ieri, Italia e Croazia. Intanto 9 secondi, questa è l'indicazione di Massimo Gomez. Qualora l'Italia non dovesse prendere il pallone. Sì, nel finale di tempo in realtà Alesiani aveva toccato la sfera, ma non era stata considerata valida per la ripresa del gioco. Invece Francesco Di Fulvio mette tutti d'accordo e quindi non consente questi ulteriori secondi di superiorità numerica alla Croazia. Un net di somma che rientra adesso, sì. Un pochino in ritardo, l'Italia può attaccare praticamente con un uomo in meno. Il fallo è su Di Fulvio ed è un fallo da espulsione da parte del numero 12 Kharkov. E quindi si passa da una superiorità annullata a quella in più positiva di somma. Cannella, Di Fulvio, il bel giro palla veloce da parte degli azzurri, ancora di somma che si avvicina alla zona tiro, scarica lateralmente per Alesiani, Dolce è stato sommerso, non può andare alla deviazione, allora il pallone torna ancora sul perimetro, Cannella di somma, un muro di braccia, Cannella il tiro e la palla sul fondo. Proteste di Sandro Campagna che chiedeva un ulteriore fallo a danno degli azzurri. Soprattutto sui pali certamente ci sono delle prese. C'è stato Dolce a un certo punto tutt'altro tirato giù. Tutt'altro che diciamo volte consentite dal regolamento. Abbiamo visto anche a Strasburgo, così anche al Mondiale, tante situazioni di doppia superiorità numerica. Adesso il tiro di Giuvela, deviato forse da Cannella in prima linea. Palla sul fondo nella situazione precedente, infatti Alesiani è stato costretto a passare sul perimetro, aveva visto Dolce libero che poi è stato messo sotto nel momento in cui avrebbe dovuto ricevere la palla. Renzuto. Di Fulvio. Pallone per Dolce, recuperato, l'assist è un po' debole. Non è teso come dovrebbe e Lazic recupera prima che Di Somma e Cannella possano intervenire. Stanno cercando appunto di
creare queste sovrapposizioni, queste entrate. Qui abbiamo rivisto la situazione precedente, sì, con Dolce tirato giù, caricato, potevano esserci sicuramente gli estremi per la doppia superiorità numerica. Marinic scarica per Buric e guardate che parata che tira fuori del lungo sulla conclusione ravvicinata di Basic. Ottimo, diciamo, qui attaccano molto bene gli spazi i croati. Number 4, il numero 4 finisce nel pozzetto, Krapic ha trattenuto a lungo Dolce in ripartenza. Quarta superiorità per l'Italia. Renzuto. Tusak cerca di dirigere i propri uomini come avesse un joystick. Di Fulvio. Quindi è Dolce, un pallone da domesticare. Renzuto, il tiro in diagonale, è una bella conclusione sotto l'incrocio dei pali. Italia che torna in parità 3-3. Con un tiro tutt'altro che agevole, che indovina Vincenzo Renzuto Iodice della posizione 1. Stava rientrando il giocatore espulso, lo rivediamo proprio infatti come riesca a cambiare il polso nella parte finale e riesca ad ingannare tutta la difesa, ma soprattutto Biac, che era convinto che il tiro del napoletano andasse a finire nell'angolo corto. E il pareggio, è saluto 2 su 4 in superiorità numerica. Pian piano cerca di distendersi il sette bello. Massiccia rotazione da parte di Sandro Campagna, 4 uomini freschi, abbiamo visto affaticati coloro che sono usciti, comunque hanno disputato la parte finale del primo tempo più quella iniziale del secondo. Adesso è Giuvela che può avanzare, lo aspetta con Demi, il pallone laterale per Marinic, fronteggiato da Fondelli, ancora Giuvela, c'è il fallo di Renzuto su Verlic. Mentre Fatovic finta il tiro, lascia palla a Kharkov che entra nei due metri, fa salire tutta la squadra, altrettanto fa Fatovic cercando l'uomo sulla sponda opposta, Kharkov sull'esterno, Giuvela e del lungo, va alla deviazione volante. Chiamando all'applauso del pubblico il boato dell'Ufangazzu. Kharkov, spiccioli di superiorità ancora per la Croazia, il palo sul tiro scagliato da Biliaka e ancora Italia che si difende con i denti su questa situazione che porta la Croazia ancora ad avere 10 secondi di possesso e il fallo in attacco adesso di Giuvela. Difesa straordinaria del Settebello, soprattutto nella prima preparazione quando il pallone è volato da una parte all'altra, 1-4, 1-4, destra e sinistra dello schieramento d'attacco. Qui invece stiamo rivedendo l'intervento pregevole di Vincenzo Renzuto Iodice e questa la seconda conclusione. Comunque è stato un po' un assedio che il Settebello è riuscito a sventare. In pratica più di un minuto di gioco nell'area di rigore italiana. Di Fulvio. Ferrero chiama palla e riceve Renzuto, quindi scarica su Di Fulvio che è pronto a scagliare la sua saetta, fermata però da Biliaka che aveva intuito la diagonale lunga. E attenzione alla controfuga, Kharkov è solo, se n'è andato e adesso ha tutta la libertà, accentrandosi, di poter giocare e arriva il rigore che Kharkov stesso si è andato a cercare proprio attirando su di sé Francesco Di Fulvio per ottenere il fallo da rigore. Era chiaro che Di Fulvio andasse a concludere in scadenza del tempo, non c'è stata la copertura da parte dei compagni e quindi si è creato un 1-0 con Di Fulvio che rovina addosso a Kharkov. E il terzo rigore per i croati. Ci riprova Marinic, Krajic, una stagione al Posillipo per lui. Battuto del lungo, torna in vantaggio la Croazia, 4-3. Croazia che è andata a segno con 3 rigori. E una superiorità numerica, quindi del resto la difesa del Settebello sta girando, direi bene, certo qualche disattenzione, soprattutto con l'abbiamo regalata sia al gol di Fatovic in superiorità numerica per un cattivo controllo, anche questo rigore deriva proprio da un cattivo controllo dell'attacco e quindi la gestione dell'attacco, quindi su questo
certamente Campagna ha avuto qualcosa da dire al gruppo azzurro. Rientrato in acqua intanto Lorenzo Bruni, per andare a prendere la sua posizione consueta ai due metri, mentre Ferrero passa lateralmente e fraseggia con Di Somma. Eccolo il servizio per Bruni, ma era con la testa sotto e il pallone troppo poi anticipato il passaggio, che poi è scivolato via. Lo rivediamo, guardate come il pallone vada via dalla disponibilità di Bruni, che esce fuori cercando la sfera e non trovandola. Basic. Ma tanto Marco Dellungo richiama la difesa. Basic è arrivato fino alla zona tiro indisturbato, adesso gli va addosso Renzuto, mentre Fondelli va a prendere Fatovic e la lettura di Renzuto in diagonale difensiva, che strappa via il pallone dalla possibilità di Verlic. Passaggio per Cannella in fuga, leggermente corto, e allora peccato, saggiamente per Cannella ferma la sua corsa. Qui di solito meglio dare il pallone un po' più in avanti, magari sulla sinistra, che non invece in fase interna, posizione interna. Qui fallo contro. Attenzione, ferma il gioco. E cartellino giallo per Tuzak, e glielo dà proprio il suo connazionale Nedad Perić, che non fa sconti a nessuno. Vediamo come con le spalle sia andato indietro. Qui anche un po' di mestiere del difensore con questo fallo in attacco. Basic per Giuvela. Fatovic gli rovina addosso Di Somma e qui rischia l'interferenza e dunque l'espulsione arriva. Successivamente il tiro scagliato da Marinic, il palo e il gol, il tap-in di Biliaca, che in mezzo a due azzurri riesce ad avere il guizzo vincente per scaricare in porta il nuovo break della Croazia, 5-3. Nelle situazioni di lettura anche non riusciamo ad essere così reattivi, invece la reattività ce le ha in fase di attacco. Guardate come riesce a prendersi il pallone Mattias Biliaca, che fa una sorta di sciarpe in mezzo a due azzurri. Croazia che ritorna sul più due, e anche in fase difensiva il fallo semplice di Di Somma, che non sente il fischio di Peris, continua a giocare e viene espulso per interferenza. Tutto da rifare per il Settebello, che aveva ricucito il precedente break del 3-1 in 3-3. Adesso è sotto di nuovo di due reti. Pippo Ferrero per Giacomo Cannella. Sono loro due sul perimetro, largo a sinistra Fondelli, largo a destra Lesiani. Gliocchi e Bruni sui pari, doppio centro per l'Italia, ferma il gioco Peris. C'è l'espulsione per il numero 7 Biliaca. La giocata di Cannella a cercare Bruni, pallone intercettato con la punta delle dita, ma non c'è la sufficiente energia e le gambe giuste per indirizzarlo verso la porta né per far sponda. Voleva fare la sponda perché aveva sentito l'uomo che arrivava dalla propria sinistra, non è riuscito a toccare il pallone. Attenzione perché la Croazia è già dall'altra parte con Lasic. Prova l'entrata Fatovic e poi desiste, non c'è centro in questo momento per la Croazia, Basic lascia palla lì. E Fondelli riparte sotto anche le indicazioni di Dellungo, che gli ha detto vai tu, giù fino in fondo. C'è il taglio intanto in orizzontale di Alesiani, che viene trattenuto da Fatovic. Batte un po' troppo le braccia, rischiando anche forse magari di cadere nella possibile simulazione. Cannella, attaccato Ferrero, il pallone per Cannella, Biac respinge, pulisce e anticipa tutti i Fondelli nel recupero della palla. Ancora pressing da parte della Croazia, Fondelli, Cannella, può avvicinarsi a cercare una nuova soluzione di tiro. Scambia con Ferrero, ancora Cannella per Fondelli, apertura a cercare Alesiani, il giro palla degli azzurri è abbastanza veloce, gli occhi gratta, ma il tiro è di Fondelli dal perimetro con gli occhi, che era stato in pratica quasi strangolato da Basic. Fondelli porta a meno uno il Settebello. Poteva esserci un'espulsione di Giuvela, che sovrastava Bruni, è andato anche come secondo centro, gli occhi gratta, ma vediamo, ma dal perimetro e a fare la differenza è il braccio
di Daddy Fondelli, che sale di gambe e tira sopra la testa dell'avversario, non facendo vedere il pallone partire a Marco Biac. Meno uno a 34 secondi dall'approdo a metà gara. Bruni sta recuperando il più rapidamente possibile da un infortunio post World League. Non c'è l'altro centro Marziali a poterlo intercambiare, quindi Jocchi Gratta più spesso di altri va a sostituirlo. Intanto l'espulsione è stata per Alesiani per interferenza a metà vasca. Il tiro sul palo da parte di Krapic, recupera la Croazia, Krapic ci riprova questa volta altissimo. Per due volte Krapic è rimasto da solo, lo rivediamo qui nella prima conclusione. E adesso in fase di trasferimento la subeta numerica, mancano 8 secondi, deve far presto il Settebello. Alesiani per Cannella, la finta, il tiro e la rete, ed è ancora il pareggio e lo firma sempre lui, Giacomo Cannella, 5-5. Fa esplodere le piscine Lufangazzu qui a Sassari, Giacomo Cannella, un secondo e spiccioli dal termine. Guardate come rimane alto, 2-3 finte e poi il diagonale perfetto, nulla da fare per Biac. E allora con un parziale di 3-2 l'Italia si aggiudica il secondo quarto, Italia 5, Croazia 5 a metà partita, e la linea può andare alla regia di Saxa Rubra. Bentornati gentili telespettatori qui alla piscina Lufangazzu di Sassari, questo è il gruppo del Settebello tutto intorno a Sandro Campagna, questa è la Croazia con Tuzak seduto su una sedia, qualche problema di schiena per l'ECT croato che ha bisogno di questo supporto durante gli intervalli per poter interloquire con i suoi giocatori, ma prima di rientrare in collegamento abbiamo visto lui, come in precedenza anche nella gara tra Serbia e Grecia, Savic e Vlachos molto irati con i propri giocatori. Il nervosismo fa parte anche della fase di preparazione, dove i tecnici sanno di non avere atleti così freschi, così pronti, reattivi, e però devono fare il loro mestiere, devono pungolare, devono cercare di tirare il meglio e talvolta anche salendo un po' di tono. Assolutamente tutto normale in tante preparazioni che sono state fatte, spesso e volentieri si assistono a siparietti di questo genere. Intanto Sandro Campagna cambia il portiere nell'avvicendamento consueto in questi tornei amichevoli. Nicosia prende il posto di Marco Dellungo, ieri era toccato a Massaro entrare nella parte finale del quarto tempo, mentre Biac per ora invece conserva la titolarità della porta croata, mentre ieri tutta la gara della Croazia è stata giocata dall'altro portiere Popadic, che sta pian piano, Francesco, forse scalando le gerarchie in casa croata, tant'è che al mondiale ha giocato più Popadic di Biac. Infatti è una notizia con Marco Biac che dopo, diciamo, l'addio alla calottina azzurra di Stefano Tempesti, miglior portiere al mondo, lasciò il testimone proprio a Marco Biac, che probabilmente, ecco, ha avuto un calo di rendimento, anche se oggi sta, direi, ben figurando. Italia che attacca da sinistra verso destra nei vostri teleschermi con la calottina blu e Giacomo Cannella, autore del gol del 5 pari, così come aveva realizzato a fine primo tempo la rete del meno 1, il 2-3 per gli azzurri. Adesso azione che non va a buon fine, Croazia che riparte con Basic, giocatore che quest'anno ha militato nel Telimar Palermo in virtù proprio delle cure al quale Baldinetti lo ha sottoposto, è entrato a far parte stabile della formazione della nazionale croata. Poi Basic in realtà la prossima stagione invece
la farà all'Hannover, dove andrà anche guardate che Luca bel Marziani. Intervento con il braccio destro, va in anticipo Vincenzo Renzuto Iodice e tocca il pallone per tanto che basta. Ottimo ripiegamento difensivo e ora un 6 contro 5 che potrebbe affondare, ancora un'uscita di Fatovic abbastanza avventata, abbastanza irruenta, mentre Renzuto chiama la parata al corpo Biac. È lo stesso Renzuto che viene mandato nel pozzetto per aver trattenuto, spinto Krapic, e Tusa che chiama subito il time out su questa opportunità di superiorità. Il tiro, vediamo, e poi eccola qua, il tocco che non la spinta con le mani. Renzuto ha avuto qualcosa da dire nei confronti del fischietto italiano, non è facile, lo abbiamo detto anche al femminile quando a Severo è toccata la partita Italia-Spagna con il collega Colominas. È chiaro che anche per i due fischietti Nenad Peris e Massimo Gomez, chiaro, non è semplice fischiare, non c'è tutta quella tranquillità, perché appunto talvolta, ecco, possono succedere situazioni del genere dove magari i giocatori della tua nazionale non approvano il tuo operato. Diciamo che la loro lunga militanza ed esperienza li mette al riparo da qualunque tipo, certo, di sospetto e anche senza di, dubbio, come dire, di polemica. Superiorità numerica dunque da giocare per la Croazia, con Basic che finta più volte, Marinic allarga il gioco a Fatovic, intervento di Disomma e la palla resta lì davanti a Nicosia. Strepitoso Disomma, eccellente qui nello stoppone, lo rivediamo il cambio braccio e poi va a prendersi l'angolo corto. Qui va KO l'intero tabellone, sì. Vedete, va giù un blackout, anche le insegne luminose, tabellone luminoso, quindi tutto fermo, fermano giustamente il gioco gli arbitri. Vediamo, piccolo blackout alle piscine Lufangazzo di Sassari. Noi siamo regolarmente in onda, tutto acceso anche dalla nostra postazione, del resto abbiamo tecnici di prim'ordine a controllare la nostra messa in onda, e allora questo è il momento un po' di, così, di pausa, si cerca di capire, forse non sarà una cosa immediata far ripartire tutto la questione, perché ovviamente è saltato, vede anche i LED wall che sono a bordo piscina, che di solito mandano la pubblicità, si sono spenti. E quindi c'è un'aria da punto interrogativo, e Stefano Brunozzi diventa romantico in questa situazione con questa splendida luna che ci guarda dall'alto, e abbiamo visto anche un Marco De Lungo abbastanza pensieroso sulla panchina. Bisogna soltanto attendere, diversamente si dovrebbe andare con il manuale, così vedi il cronometro manuale. Intanto Massimo Gomez cerca di avere notizie dal tavolo della giuria. Per far riprendere anche appunto il gioco quanto prima. Gli atleti, è chiaro che mantengono la concentrazione. Talvolta non è facile con il momento in cui appunto si interrompe per tanto tempo la partita, ma pian piano si stanno accendendo anche i 30 secondi, ecco, anche il head wall. Infatti sentite anche l'applauso del pubblico qui presente a Sassari, dove è una piscina gremitissima. Ecco, grazie a Stefano Brunozzi sta ritornando anche il tempo, e anche il tempo di possesso. Direi che si può riprendere il gioco. Gli azzurri si piazzano sul perimetro d'attacco, dove in realtà erano già arrivati proprio dopo il fischio prolungato che fermava il gioco. Sempre 5-5 il punteggio, con Fondelli, mentre Lufangazzu
si fa sentire Dolce, una serie di finte, il pallone sul secondo palo e guardate cosa è andato a prendersi Cannella, che ha lanciato uno sguardo severo al compagno per un pallone leggermente più alto di quello che poteva forse raccogliere, ma è riuscito Giacomo Cannella premendo il tasto alto dell'ascensore andandosi a prendere questo pallone. O magari il triangolo di un joystick molto famoso, davvero è entrato e è riuscito a spingere con le gambe Marinic Gracic, che forse si aspettava l'uscita del portiere, non avrebbe dovuto consentire l'angolo interno, o meglio prendersi l'interno a Cannella, che Griffel il suo secondo gol in parità numerica e riporta in vantaggio il Settebello. Giuvela, pallone largo per Basic, per l'entrata di Giuvela che disturba la difesa azzurra, che poi riesce a recuperare palla, no, palla ancora per i croati, il tiro e la rete di Rino Buric che supera Nicosia, una difesa che sembrava aver recuperato palla e poi si è fermata. Infatti qualche giocatore era già ripartito e quindi ci siamo trovati leggermente scoperti, viene preso in controtempo con questa buona conclusione di Rino Burce sopra al capo, vedete, prova col braccio di richiamo Jimbo Nicosia, entrato è un po' colpito a freddo. Rino Burce dello Jadran, classe 97, uno dei nuovi innesti di Tuzak, il suo esordio proprio nelle grandi competizioni al mondiale di Budapest. Intanto Di Somma protesta con Gomez, il tiro di Di Fulvio ribattuto da Giuvela, recupera Cannella, altri 20 secondi di possesso per l'Italia, Fondelli per Di Somma, si allarga Dolce per ricevere, va a prendersi un palo, viene trattenuto Fondelli, il passaggio a Di Fulvio per Bruni che viene sovrastato e c'è il fallo di Biliaca sul numero 10, poteva andare al tiro di Fulvio. Superiorità per l'Italia, ha preferito l'assist in quella circostanza, diciamo che il pubblico tutto aspettava la diagonale di Francesco Di Fulvio. Adesso c'è quella di Cannella che firma il suo poker in questa gara, Italia 7, Croazia 6. Da come ha preso il pallone Giacomo Cannella, aveva già deciso di tirare salendo di gambe, lo andiamo a rivedere, e tirando sopra la testa del suo diretto avversario. Da qui riusciamo a apprezzare ancora meglio ciò che ha fatto Cannella, eccolo lì lo spostamento del busto interno con il pallone che passa sopra il capo dell'avversario, con Biac che tocca ma non trattiene. Le ultime tre reti dell'Italia portano tutte la firma di Giacomo Cannella, arrivato a quota 4 in questa sfida. Giuvela, attaccato proprio da Cannella, a metà vasca, per far perdere quella dozzina di secondi alla formazione croata. Bukic. Fatovic. Apertura del gioco verso Basic. E c'è intanto l'espulsione del numero 5 o del numero 9? 9. Ferrero nel pozzetto. Bukic per Fatovic, Basic, Giuvela e c'è la girata vincente sotto misura ancora di Rino Buric, in mezzo a due azzurri riesce a controllare e sferrare l'attacco per il 7 pari. Prende anche un colpo sul dito nel momento in cui va a concludere, vediamo proprio per il braccio che cerca di mettergli intanto Redar Guido Fondelli da parte di Gomez, troppe chiacchiere, troppe proteste in acqua da parte di alcuni comunque azzurri. Una buona giocata con l'apertura dal palo, buona preparazione della Croazia in questa superiorità numerica, di nuovo tutto da rifare. Alesiani, già spazio,
avanza, poi si ferma, lo va a contrastare l'altro numero 3 Fatovic. Dolce potrebbe andare al tiro in diagonale, cerca Bruni, la girata, la carambola e attenzione Fatovic. Alesiani davanti a Biac, scusate il lapsus, cautina numero 3. Alesiani ha avuto l'opportunità di segnare a tu per tu con Biac, che ha deviato la conclusione. È uscito bene incontro in un rimpallo e per i nuovi 20 secondi di possesso inizia in pressing la Croazia. Vedete, ognuno si prende un uomo. Fondelli per Alesiani, bella l'apertura sulla destra, passaggio teso, Bruni e Dolce al centro, il pallone per Bruni e c'è una deviazione di Buric sulla conclusione a pelo d'acqua di Bruni, che aveva recuperato una palla che sembrava persa. Davvero qui si vede tutta la poca lucidità, la stanchezza, l'affaticamento degli azzurri che sono qui in terra sarda dal giorno 2 lavorando davvero sodo e ora paghiamo pedaggio con il gol di Fatovic, tiro al volo, una buona preparazione, si appoggia dalla posizione 1, il passaggio di Basic, lo andiamo a rivedere, il tiro al volo, una bella diagonale, non c'è neanche il braccio del marcatore del centro, infatti vedete come Cannella abbia fatto un gesto di stizza perché sapeva di poter dare un minimo, una garanzia al proprio portiere. Controsorpasso della Croazia con il punteggio 8-7 e c'è un cambio in porta, dentro del lungo, fuori Nicosia, mentre adesso gestisce la situazione in attacco Fondelli con Di Somma largo a destra, ancora Bruni a cercare lo spazio ai due metri, servito Dolce che prova a servire il compagno che si aiuta con il piede, l'espulsione di Biliaca, eccolo Di Fulvio per Bruni, arriva anche Dolce al supporto, al rimorchio della situazione, Marinic commette un fallo semplice, può rimettere in gioco il pallone, poi rivedremo l'azione con Cannella che prende in pieno la testa di Biac, quasi staccandogliela. La deviazione di Biac, forse ha pensato ad un palo Gomez, tant'è che aveva dato la rimessa in gioco alla Croazia, invece è per l'Italia. C'era anche un braccio di un croato, probabilmente almeno in prima battuta, poi anche per le mancate proteste di Biac ha dato il pallone nuovamente al Settebello. Devo dire che Biac è rimasto anche abbastanza stordito, mentre adesso viene attaccato e Bruni carambola, il pallone resta lì. Né Di Fulvio né Bruni riescono a spingerlo in porta. Incredibile davvero sta palla che non entra in porta, con quasi una doppia superiorità numerica, con la palla in posizione 1, due giocatori che sono entrati rapidamente all'interno dei due metri per poter cercare di prendere il pallone. Ora attenzione a questa nuotata e ci pensa Giacomo Cannella a fermare l'altra calottina numero 6 Buchi. Ci rivediamo. Rivediamo qui. Ecco, due giocatori di Fulvio gli toccano il pallone che arriva a Bruni che prova una beduina ma prende più acqua che palla. E Gracic, Marinic Gracic a impedire, lo vediamo, il suo intervento. Ancora Italia, ancora Settebello in attacco con Di Somma, pallone a cercare Bruni, la palla schizza sull'acqua, guadagna l'espulsione di Basic, ancora Bruni che fa cadere nella trappola del fallo grave l'avversario diretto e non ha superiorità per l'Italia, con Dolce che alza ancora il braccio a cercare un compagno per Di Somma, passaggio forse corto, sporco, corto, sì. Sarebbe dovuto arrivare dalla parte opposta, viene toccato da Kharkov e poi viene recuperato dalla difesa, andiamo a rivedere, eccolo qua a forse, metà strada, forse doveva arrivare in fondo a Fondelli, sì. Un po' a metà strada, attenzione adesso a Marinic sul palo corto, conclusione violenta e potente, campagna tutt'altro che contento in questa circostanza, 9-7 per la Croazia. Non è contento perché da una situazione di superiorità numerica si va a prendere una controfuga con Gracic, Marinic Gracic che arriva fino in fondo a tu per tu con Marco Dellungo e tira tra il palo ed il busto del portiere
reprimenda da parte di Sandro Campagna a coloro che sono usciti dopo questa rete incassata, la terza consecutiva che l'Italia prende in questa parte finale del terzo tempo. Un parziale di 3-0 che ha capovolto il vantaggio azzurro firmato Cannella, quindi adesso Italia sotto di due reti, costretta nuovamente a inseguire, nuovamente a operare un grande sforzo per rientrare in partita. E c'è l'onnipresente Cannella a gestire il possesso con Di Fulvio, giocatori croati che si aggrappano al collo degli azzurri, altrettanto fa Buric con gli occhi gratta. Cannella, spazio per il tiro, preferisce questa volta l'assist a cercare Fondelli, quindi Renzuto. Non interviene l'arbitro nel fischiare un fallo al giocatore italiano. Il fallo poteva starci. Sicuramente poteva starci. Non il rigore, ma il fallo sì. Il fallo probabilmente viene giudicato dal direttore di gara, che diciamo Renzuto Iudice è sotto il pelo dell'acqua. Fatovic dalla distanza del lungo blocca e poi recupera il pallone anche con l'ausilio di Iocchi Gratta. Adesso c'è l'espulsione proprio di Fatovic che si aggrappa a Fondelli. Time out di Sandro Campagna. Vedete, Fatovic è molto distante da Fondelli, ma lo ha preso per un piede nettamente. Se ne è accorto l'arbitro Gomez, che ha mandato il numero 3 nel pozzetto. Sarà la decima superiorità per l'Italia, che è andata a segno in questo fondamentale 4 volte, sprecando per ora le 3 opportunità, anzi una opportunità sulle 3 avute per ora è andata a segno nella terza periodo, nel terzo periodo. Con Campagna che ora ritrova calma, in alcune situazioni lo vediamo abbastanza su per dare indicazioni e cercare anche di davvero tirare fuori il meglio a giocatori che, lo diciamo, abbiamo detto anche in fase di presentazione, hanno anche un po' differenti preparazioni. Qualcuno ha riposato in America, qualcun altro a Strasburgo, qualcun altro è arrivato anche in ritardo qui alla Sardinia Cup. Di Fulvio, apertura per Ferrero, il palleggio. Fondelli murato dal numero 8 Giuvela, che scuote la mano sinistra perché il colpo è stato violento e probabilmente è stato colpito in malo modo. Finisce la terza frazione di gioco con un parziale di 4-2 per la Croazia, totale Italia 7 Croazia 9. Anche in questa conclusione di Fondelli, che è stata murata dalla difesa croata, c'è, arriviamo con un pizzico di ritardo, vuoi nelle conclusioni, vuoi nelle chiusure, e questo ritardo è dovuto proprio alla stanchezza, è dovuto alla fatica, ai tanti anche chilometri che magari la mattina sono stati nuotati dal gruppo azzurro, l'affaticamento anche in palestra, il macrociclo di lavoro era necessario. Ci saranno 3 settimane in cui il commissario tecnico avrà la possibilità di limare tanti errori e mettere, direi, in condizione. E vedete comunque la compattezza di... altro che chiusa. Bisogna soltanto, ecco, trovare un po' di uscita e probabilmente, come spesso accade nel terzo e nel quarto tempo, sotto carico si ottiene magari le migliori giocate e le migliori soluzioni, le migliori letture sia difensive che offensive. 18 i giocatori portati da Sandro Campagna qui a Sassari, in questo momento in tribuna Cassia, Rossi, Damonte, Presciutti e Massaro, ma ricordiamo che a casa in fase di riposo ci sono Marziali e in fase di recupero Ecenike, vice campione del mondo a Budapest un mese fa. Tutto pronto per l'inizio dell'ultima frazione di gioco, Italia che deve ripartire dal 7-9, dal meno 2 maturato nei primi 24 minuti di gioco.
Cannella 4 gol. Questa sera, a differenza dell'altro ieri sera e anche di quanto avvenuto nel femminile, le altre due formazioni sono rimaste qui a guardare e a studiare Italia e Croazia. Del resto, ieri l'Italia ha giocato contro la terza forza al mondo, la Grecia, oggi sta giocando contro la quarta forza mondiale e domani chiuderà il proprio percorso con l'incontro con la Serbia, arrivata quinta al mondiale. Manca solo la Spagna e in pratica c'era il meglio dell'ultima rassegna eridata di Budapest. Primo pallone conquistato da Alesiani, ceduto a Jocchi Gratta, con Fondelli, Bruni, Di Fulvio e Cannella a completare il sestetto di movimento in porta ancora del lungo. Fondelli chiama palla, gli occhi gratta con lo sguardo, va a prendersela, viene attaccato da Bukic, poi perde il riferimento sul pallone che in realtà era ancora suo e qui viene, secondo me, perdonato nello scavalcamento proprio su Bukic dall'arbitro Peris. Pressing a tutta vasca, soprattutto anche nella fase di costruzione dell'attacco, questo le indicazioni tattiche di Sandro Campagna. Tant'è che sono andati 18 secondi dell'azione croata. Lasic per Bukic, ancora Lasic. Bukic, attenzione al tiro, al fulmicotone del numero 6, del lungo, arriva con la mano sinistra in estensione a fermare il bolide proprio di Luka Bukic, gran parata di Marco del Lungo. Del Lungo per Cannella, subito immediato il passaggio, quindi Fondelli, ancora Cannella, trattenuta su Bruni, espulsione per il numero 8 Giuvela, undicesima superiorità in casa azzurra. Di Fulvio, una prima finta, scende di gambe, passa Fondelli e c'è attraversamento dei due metri da parte di Fondelli, sprecata questa opportunità, l'abbiamo vista spesso anche con il Sette Rosa, questa disattenzione. Deriva sempre tutto da lì, dove manca la lucidità, talvolta si incorre anche in un fallo che sembrerebbe semplice. Chiede l'espulsione qui l'allenatore. Rimangono un po' tutti fermi i giocatori azzurri. Anche noi. Ipotizzavano anche l'espulsione di Francesco Di Fulvio, che ha levato, ha sottratto il pallone dalle mani di Kharkov. Mette tutti d'accordo Krapic, che si distende incontro al pallone. Lo rivediamo con una difesa azzurra veramente ferma. Un tiro sopra la testa che non riesce a impattare, se non tocca leggermente del lungo, ma finisce in porta. 10-7 il parziale. Quarta rete consecutiva della Croazia. Dolce. Ferrero. Dolce. Insomma, dice agli occhi di uscire, di lasciargli spazio. Con Demi per Renzuto, ancora Dolce per Di Somma, che lotta per prendersi questo pallone. L'espulsione per Bukic, per quello chiedeva agli occhi di uscire, perché aveva il Bukic posizionato sulle sue spalle senza spingere. Eccoli sui pali gli occhi di Somma, il tiro è di Condemi, che prende una bella diagonale, prende coraggio, responsabilità e va a concludere per trovare il meno 2 del Sette Bello. Lo spazio glielo costruisce sia dal perimetro, ma soprattutto il movimento precedente di Edoardo Di Somma. E qui è bravo nell'andare a distendersi, a superare il braccio dell'avversario. Ciccio Condemi, meno 2. 5.35, ancora tanto da giocare. Si fa sentire il pubblico qui a Lufangazzo a sostenere il Sette Bello.
Basic fermato da Jochi Gratta a metà vasca, metà del tempo se n'è andato con questo pressing molto alto. Lazic sbaglia la parabola per Fatovic, costretto a perdere altri secondi preziosi. Intanto nelle precedenti situazioni Biliaka aveva commesso il suo terzo fallo da espulsione definitiva. Finisce il tempo e gli azzurri riescono con questo tipo di difesa, con questo tipo di atteggiamento, a non far arrivare al tiro la Croazia. Renzuto largo per Ferrero, alle prese con Marinic, prova l'entrata di Somma e ferma il gioco Peris. Espulsione per il numero 12, Karkov. Altra superiorità per l'Italia che ha un 5 su 12 sin qui. Ferrero e fallo in attacco di Somma. Sì, non deve esagerare sotto dai pali, anche sul palo opposto, era andato molto sul giocatore avversario. Noi vediamo da qui, vedete come spinga Vrlic Somma, che l'altra volta operava nell'azione precedente sul palo 5, qui invece sul palo 6 accanto al mancino che non c'era dal lato destro dello schieramento d'attacco. Respinge del lungo la conclusione di Giuvela, espulsione proprio per il numero 8 in fase di ripartenza, va ad agganciare Somma e time out di campagna. Vedete come parte subito dopo la conclusione di Giuvela, che viene messo nel pozzetto del time out immediato di Sandro Campagna, avendo guadagnato, come spesso accade, la superiorità numerica nella metà vasca difensiva. Ne avrebbe speso meno 10-12 secondi per andare davanti alla porta di Biac e quindi giocarsi questa opportunità nel 6 contro 5 che porterebbe il 7 bello sul meno 1, una superiorità che fin qui recita 5 su 13. Anche Tuzak nella sua mimica per indicare soprattutto a Marinic il movimento per la copertura su Ferrero e poi sul palo corrispondente. Ferrero scambia con Dolce, quindi Renzuto con Demi, Jochi e Somma sui pali. Dolce la finta, poi ancora Ferrero. Non può servire Somma e allora pallone che gira ancora sul perimetro e ancora con Demi, che in fotocopia rispetto a prima, forse con un coefficiente di difficoltà maggiore, va a realizzare questa superiorità numerica 9-10. Quando c'è intensità nel palleggio e soprattutto movimenti, rotazioni e i tempi giusti di gioco, è chiaro che c'è anche la qualità nella finalizzazione con il tiro al volo di Francesco Condemi, due gol consecutivi per lui. Abbiamo sottolineato come anche ieri Campagna abbia destinato i minuti finali a giocatori giovani che devono fare esperienza nel giocare momenti, diciamo, caldi e delicati del match. Bukic per Marinic. Siamo nell'ultimo ottavo di partita. Lazic, c'è un fallo, una trattenuta al collo da parte di Dolce. Superiorità numero 8 per la Croazia. Il fraseggio non è dei più puliti. Bukic recupera la sfera, la restituisce a Lazic. Quindi Marinic, Fatovic, la diagonale lunga sotto l'incrocio dei pali e Croazia che torna a più 2, 11-9. Ottimo gli spostamenti dei due giocatori esterni dopo che dalla sinistra alla destra i due giocatori estremi erano andati sui due metri all'interno degli stessi. Gracic si sposta e lo fa altrettanto Fatovic, che va a trovare una diagonale millimetrica. 4 su 8 per la Croazia in superiorità numerica, oltre ai 3 rigori messi a segno. E il precedente fallo di Karkov era quello definitivo anche per lui, quindi due cambi in meno per Tuzak. Dopo Biliaka, anche Karkov definitivamente in panchina.
Fondelli per Ferrero, pallone a Fondelli ancora, Di Somma guadagna l'espulsione, subito servito e il gol di Di Somma. Con la rete convalidata da Peris, i croati, ed eccolo, vedete, Peris va a dire come, io ho fischiato, voi vi siete addormentati, il gioco riprende e quello segna. Torniamo sempre a quel famoso problema di interpretazione della norma, era sicuramente chiaro, evidente l'espulsione di Juvela, aveva fischiato già Peris, c'è chi fa riprendere il gioco immediatamente come Peris e c'è chi invece chiede, ecco, maggiore calma nella ripresa del gioco. Devo dire che gli occhi di Di Somma nel momento in cui ha ricevuto palla raccontavano di un giocatore che dice: ma sicuro che posso tirare? Posso? Tiro? Segno? È valido? E questo la dice lunga sulla diversa interpretazione di una stessa regola a livello mondiale. Bukic, quindi Lasic, pallone laterale per Basic e qui viene attaccato molto bene il centroboa croato che poi va a commettere un fallo ripetuto su Jocchi Gratta, espulsione per Verlic, mentre il pallone dal lato opposto per Cannella, Giacomo Cannella, 11 pari. Cannella che non si era assolutamente avveduto del fatto che c'era stata l'espulsione di Verlic, ma aveva un piccolo vantaggio, rientra Luca Bukic su di lui, lo andiamo a rivedere. Qui è la fase difensiva e qui c'è, qui ecco, rientra Bukic, però Cannella mantiene comunque le gambe per andare a tirare come spesso fa con la testa sott'acqua, mantenendo una grande verticalizzazione. Quinto gol per Giacomo Cannella e dispiace quasi segnarlo in superiorità numerica perché è stato talmente bravo e bello il gol che il fatto che sia arrivato in superiorità numerica è solo un dettaglio. Mentre adesso viene murato dagli occhi Gratta Krapic, difesa azzurra che si chiude molto bene per la seconda volta sul centro boa, anche con Demi adesso è volato via dalla parte opposta, ma questa volta è più lenta l'azione di ripartenza, comunque servito Di Somma, tu per tu con Biac, carica e palla che scuffia, Biac prende la traversa, recupera la sfera Cannella in questo nuovo possesso palla della nazionale azzurra, si fa sentire la piscina di Sassari. Cannella per Fondelli, deve difendere bene il pallone, va ad attaccare la porta e c'è il gol di Detti Fondelli in dribbling su Fatovic, vantaggio azzurro 12-11. Ed è stato un crescendo dalla doppietta di Condemi, il Severo sta davvero giocando benissimo questi ultimi minuti con le giocate sia di squadra ma anche individuali, così come questo splendido dribbling di Detti Fondelli. Che vedete, si gira, sa Fatovic di non poter intervenire, diversamente sarebbe stato il rigore, e va a depositare il pallone alle spalle di Biac. Un parziale di 5-2 in questo quarto tempo, con il controsorpasso azzurro, la risposta del Sette Bello a quella sequenza di 4 gol realizzati dalla Croazia a cavallo di terzo e quarto tempo. 1:20 da giocare. Lasic, pallone in mano, adesso c'è l'espulsione simultanea dei 2-4, Krapic da una parte, gli occhi Gratta dall'altra. Chiama palla Gomez, 4 da una parte, 4 4 e 4, i due numeri 4, Krapic e gli occhi Gratta per l'Italia. In questo caso va male perché per gli occhi Gratta è il terzo fallo grave, mentre per Krapic è il secondo, quindi 5 contro 5 per i prossimi 13 secondi
ovviamente colpi che adesso si susseguono, contatti sempre più ruvidi, adesso l'espulsione per Renzuto, la superiorità giocata rapidamente, Giuvela il palo e poi Di Somma prende questo pallone e lo mette in banca. E ha tirato con precipitazione qui Giuvela, c'era il 5 contro 4 che avrebbe potuto giocare meglio, invece anche un po' di frustrazione per la Croazia. Giuvela da quello che aveva protestato di più nella precedente occasione. Sta subendo in questi ultimi minuti la pressione azzurra. Attaccato adesso Di Fulvio che va a provare un pallonetto, a cercare il compagno al centro. E arriva il time out. Time out di Tusak con Lasic che ha fermato, sporcato il passaggio di Di Fulvio e Piac è uscito sul pallone. Tutta la piscina di Sassari si è alzata in piedi all'annuncio dell'ultimo minuto di gioco. L'Italia che ha un vantaggio di un solo gol con i due allenatori visibilmente agitati sulle rispettive panchine. Beh, nessuno ci sta a perdere, è un torneo amichevole, ma questo è lo sport dove né i croati, che erano in vantaggio di due gol 11-9 a 3-15 dalla fine, si stanno vedendo pian piano svanire. Anche per Renzuto il fallo da precedente è quello dell'espulsione definitiva, quindi due giocatori per parte hanno terminato la loro partita, Biliaka e Karkov, Jocchi Gratta e Renzuto. Non ha più time out Sandro Campagna, quindi 35 secondi al termine della gara, ci saranno 10 di possesso degli azzurri, allora riuscissero a prendere il pallone. Pallone lontano per Fatovic, Cannella gli addosso, Marinic riapre per Basic, Giuvela, Verlic, Cannella va lì che sembra un pugile e adesso ovviamente sì, la gara diventa un pochino più infuocata. Cannella è andato a prendere Verlic, lo ha prima agguantato e poi ha cercato il pallone. Ovviamente il croato non ci sta a questo tipo di atteggiamento, ha reagito e anche Cannella ovviamente, e poi credo che l'abbraccio sia stato proprio da parte di Verlic per evitare di proseguire nella situazione un pochino infuocata. Quindi ora superiorità numerica, 10 secondi al termine della gara. E del lungo, è una parata salva risultato quella sulla conclusione di Marinic. 3 secondi ancora. Ancora il 2 metri d'attacco per la Croazia con Condemi che esce a valanga su Fatovic. E ancora del lungo che mette in banca il punteggio. Il risultato termina con la vittoria dell'Italia sulla Croazia per 12-11. Una vittoria di carattere, di personalità da parte degli azzurri, che hanno sofferto nella fase centrale della partita, hanno saputo nella fase finale recuperare un doppio svantaggio e chiudere con la rete della vittoria realizzata da Fondelli a 95 secondi, ma soprattutto con gli ultimi 35 secondi passati nella propria area a subire il forcing croato che non ha prodotto alcunché. Termina così la sfida. E come spesso accade in fase di preparazione, si ottiene il meglio nella fase finale della partita dove un po' i carichi di lavoro si entra non voglio dire in un riscaldamento, però ecco, si eliminano un po' dalle spalle, dalle braccia, dalle gambe degli azzurri, che sono riusciti davvero a cambiare rotta, ad essere molto più reattivi, più grintosi, ad arrivare anche prima nella lettura delle situazioni difensive e offensive. Ottimo è stato quel pressing iniziale del quarto tempo, la Croazia sostanzialmente ha giocato pochi secondi l'attacco in virtù proprio di quel pressing anche molto tecnico, faceva trascorrere i secondi e per poi consentirci anche delle buone ripartenze. Sono vittorie che fanno bene, ma seppur con tanti errori, direi che un Settebello che, così come anche ieri, ne ha fatti anche diversi, è lì
la preparazione c'è per sperare sicuramente in un campionato europeo dove, come spesso abbiamo detto, tante squadre sono lì